Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Autostrade e Benetton cedono alle condizioni imposte da Conte, la famiglia uscirà rinunciando a tutti i ricorsi. Atlantia è pronta a passare l'intera quota allo Stato. Insomma, cosa prevede l'accordo? Dopo 6 ore di negoziato, all'alba arriva l'accordo atteso da quasi 2 anni dopo il crollo del ponte Morandi. ASPI diventerà pubblica con l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti al 51% e la progressiva uscita di Atlantia. Risarcimenti per 3,4 miliardi, calo dei pedaggi, rinuncia a future cause anche sul mille proroghe, accettata la linea del governo, i Benetton rinunciano pure ai dividendi. Il titolo è andato a più 20% in borsa. Autostrade e Benetton cedono alle condizioni quindi del governo che sono state imposte da Conte. Bus dirottato a Milano, Hosseinu si è stato condannato a 24 anni di carcere. Accolta la tesi dei PM sul sequestro a fini terroristici. Il 20 marzo 2019 il 47enne aveva dirottato e incendiato un pullman a San Donato Milanese con a bordo 50 studenti della scuola media Vailati di Crema, 2 insegnanti e un'operatrice scolastica, appunto. I giudici hanno riqualificato il reato di strage in quello di attentato, riconoscendo però la finalità del terrorismo, disposto il versamento di provvisionali per quasi 2 milioni di euro. Recovery Fund, Conte alla Camera, dice saremo i primi a presentare piano di rinascita a Bruxelles. Italia Viva vota con più Europa per l'attivazione del MES e la risoluzione bocciata. Il Presidente del Consiglio riferisce a Camera e Senato in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 luglio, quando sono in pericolo le fondamenta dell'Unione europea e nessuno Stato può avvantaggiarsi a scapito di altri. Riteniamo cruciale che la decisione sia assunta entro luglio e non sia svilita da un compromesso a ribasso, ha detto. 'Ndrangheta in Veneto, 33 arresti e oltre 100 indagati, sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro. Cosca radicata nel Veronese dal 1981, il risultato di un'operazione condotta dal Tribunale di Venezia ed eseguita all'alba dal ROS al termine di un'indagine iniziata 7 anni fa, a partire dal traffico di droga, accertata la presenza in regione di strutture 'ndranghetiste complete con tanto di suddivisione interna di compiti, riti di giuramento e affiliazione. Notizie da Treviso e dal Veneto. Protestava contro il bar, anziana aggredita, scatta la chiusura per 5 giorni, provvedimento della sezione amministrativa della Questura di Treviso nei confronti del bar da Orazio Il Ritorno nel quartiere di Santa Maria del Rovere. La vittima, così come altri cittadini, aveva più volte richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per verifiche sul locale. Elezioni regionali 2020. In Veneto si voterà il 20 e 21 settembre, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri e Zaia pronto a firmare il decreto ufficiale di indizione del voto. Ha detto con la proposta dei presidenti delle regioni si sarebbe già votato. Ponte Morandi, solidarietà dei sindaci ai Benetton, basta con la caccia alle streghe, dicono i sindaci di Treviso, Villorbe e Ponzano Veneto, hanno scritto una lettera di vicinanza alla famiglia trevigiana messa alla gogna dopo il crollo del ponte di Genova. Baci e toccamenti su una 16enne, Patrigno alla sbarra, secondo la denuncia, la situazione in casa si sarebbe fatta insostenibile per la giovane, che ha deciso di registrare le avance del 52enne in una serie di file audio e con le prove in mano si è recata dai carabinieri. Finti investimenti per 7 milioni, Intesa dice no alle richieste di mediazione. L'istituto di credito contesta a decine di truffati che i fatti risalgono a un periodo antecedente alla cessione di Veneto Banca, di cui Roberto Battagello, l'autore dell'inganno, era dipendente. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Infortunio mortale in un prosciuttificio, tragedia questa mattina poco prima delle 9 nello stabilimento Principe di San Daniele del Friuli, un infortunio mortale sul lavoro, appunto, come dicevamo, per cause in corso di accertamento. Un operaio di 25 anni, Alessandro Alessandrin, nato a Bari e residente a Osoppa, è rimasto
schiacciato da una pressa perdendo la vita, pare stesse lavorando a una macchina per il sottovuoto. Barca di 7 metri affonda in porto a Trieste. Il natante è stato recuperato dai vigili del fuoco che hanno utilizzato un autogru e una pompa elettrica. Alle 9 la squadra del nucleo soccorso subacqueo acquatico con la motobarca degli specialisti nautici del distaccamento del Porto Vecchio e la squadra autogru della sede centrale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Trieste è intervenuta sul porticciolo di Buggia per il recupero di una imbarcazione di circa 7 metri che era affondata. Terremoto. Il Friuli Venezia Giulia dona un centro polifunzionale a Castel Sant'Angelo. Il Friuli non dimentica. La costruzione sarà realizzata grazie ai fondi della Regione e alla somma raccolta dai comuni del bacino Cormor. La Regione è orgogliosa di poter aggiungere un'altra bella pagina alla storia della protezione civile, contribuendo ad aiutare persone che hanno vissuto, come accaduto nella nostra terra nel 1976, il dramma del terremoto. Friuli Venezia Giulia ringrazia, non dimentica ed è pronta a restituire con gli interessi l'aiuto ricevuto, mettendo in campo generosità, impegno ma anche professionalità e competenza. E questo è il messaggio lanciato dal vice governatore Riccardo Riccardi durante l'incontro nella sede operativa della Protezione Civile di Palmanova con il sindaco di Castel Sant'Angelo sul Nera in provincia di Macerata, Mauro Falcucci, che ha suggellato la donazione da parte della Regione di un contributo di 90.000 euro, il quale sommato agli altri 50.000 euro raccolti dai comuni del Bagino e del Cormor, rappresentati oggi dai rispettivi primi cittadini e dai loro delegati, consentirà la costruzione di un centro polifunzionale di aggregazione sociale a servizio della popolazione colpita dal sisma del 24 agosto 2016. Controlli a tappeto nelle stazioni del Friuli Venezia Giulia nell'ambito dell'operazione Rail Safe Day, identificate 184 persone ma nessuno è stato sanzionato. 64 operatori del compartimento della Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia sono stati impiegati nell'ambito dell'operazione Rail Safe Day e hanno controllato 27 località tra stazioni ferroviarie e altri siti in tutto il territorio regionale. Le persone identificate sono state 184, a testimonianza del buon livello di rispetto della normativa vigente, anche in materia di emergenza epidemiologica, non sono state elevate sanzioni nei confronti degli utenti. Si blocca l'ascensore, salvati dai pompieri, intervento dei vigili del fuoco in una palazzina di Grado, soccorsa anche una persona caduta in casa a Vermegliano. Doppio intervento nella notte per i vigili del fuoco del comando di Gorizia. A Grado alcune persone sono rimaste bloccate all'interno di un ascensore che ha avuto un guasto. I pompieri hanno raggiunto la palazzina e hanno provveduto allo sbloccaggio, liberando così gli occupanti. Per loro nessuna conseguenza di tipo sanitario. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.